Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Traditional musical instrument, enchanting mandolin, part 1 of 2. Continue watching to find out more. Today's program will be presented in Italian with subtitles in Arabic, Aulaxis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish, and Thai. Saluti a voi, spettatori artistici, io sono Monica. Il popolo dell'Italia augura che tutti prosperino nelle amorevoli cure e grazie di Dio. Ci sono innumerevoli tipi diversi di strumenti musicali nel mondo. Il loro suono melodioso porta conforto, bellezza ed eleva le nostre vite. Come nacquero gli strumenti musicali e che cosa ispirò i loro ingegnosi inventori? La Somma Maestra Ching Hai una volta ci ha rivelato la seguente conoscenza. In ancient times, the spiritual practitioners who are connected to heaven at times try to replicate the mesmerizing, wonderful music of the celestial abode by creating instruments. So many of the instruments we have, like the harp, the piano, the violin, the flute, the Scottish bagpipes, etc., they all correlate with the sounds of real heavenly realms. Except the real ones are much more incredibly uplifting. Il nostro programma oggi tratterà di un incantevole e splendido strumento musicale, il mandolino. Mandolino deriva dalla parola mandolo, che significa mandorla in italiano antico, in quanto una versione più antica di questo strumento era appunto a forma di andorla. Anche se ci sono molte variazioni, il mandolino generalmente ha un corpo di legno cavo che comprende una tavola armonica a forma di goccia. Oggi il mandolino riveste un ruolo vitale sia nella musica da orchestra che nella musica bluegrass. Nigel Woodhouse, mandolinista professionista che ha suonato in molte orchestre e ensemble famosi in tutto il mondo, spiega che il mandolino ha doppia corde, suona a coppia e vicine, pensate per essere suonate come se fossero una.
è il raddoppio delle corde che dà il mandolino a sua particolare risonanza e sostegno. Le corde vengono accordate girando dei perni chiamati meccaniche che stringono o allentano le corde. Le strisce di metallo lungo il manico sono chiamate tasti. Premendo le corde contro i diversi tasti si producono diverse note e accordi. Gli accordi di quattro note non sono insoliti per i mandolini. Prima di scoprire le incantevoli melodie del mandolino, impariamo qualcosa della sua affascinante storia. La storia degli strumenti a corda probabilmente risale addirittura a una pittura rupestre del 13.000 a.C. che raffigura un arco musicale. Secondo il musicologo Kurt Sachs, i più antichi archi musicali erano lunghi 3 metri e avevano una corda che veniva pizzicata. Più tardi arrivarono le arpe ad arco, le arpe e lire, che entro il 3000 a.C. evolsero in strumenti a forma di liuto in Mesopotamia. Con il passare del tempo si sviluppò il liuto a forma di pera e vari strumenti simili erano già affermati oltre 1800 anni fa. Mentre il liuto si diffondeva nel Mediterraneo, divenne note come oud o ud nelle regioni islamiche. S.O.L. Ahimsa, uno stimato ricercatore, consulente e insegnante di tecniche energetiche per il benessere personale e spirituale, menzionò in uno dei suoi video che le scuole arabe di medicina usavano l'oud o l'ud per curare disturbi come depressione, ansia e altri tipi di problemi psicologici. Le donne erano le favorite per questa specifica forma di guarigione ed erano chiamate guaritrici dell'anima. I pazienti venivano guariti con la musica invece che con medicine. Durante il periodo dei Mori in Spagna, il musicista iracheno Abu Hassan Ali ibn Nafi, soprannominato Ziryab, artista principale alla corte di Cordoba nel 882 d.C., fu il primo a introdurre l'oud, tradotto come liuto, in Spagna e poi in Europa. Fondò una delle prime scuole musicali a Cordoba durante il IX secolo e si attribuisce a lui l'aggiunta della quinta corda di basso al liuto. Secondo Ziryab, le prime quattro corde rappresentavano l'amarezza di temperamento, la freschezza, il sangue e gli umori neri, mentre la quinta rappresentava l'anima. Uno dei passi successivi nell'evoluzione del liuto medievale fu la mandola, un discendente indiretto del gitern o quetterna e della pandura greca e bizantina. La mandola divenne popolare in tutta Europa e nel Mediterraneo, fu modificata in ogni nazione in cui giunse, evolvendo nelle sue versioni finali, il mandolino barocco in Italia, la mandore in Francia, il mandorgen in Germania e il mandor in Scozia. Durante il Rinascimento, a partire dalla metà del XIV secolo, i musicisti iniziarono a suonare il liuto con la punta della dita, creando una rivoluzione musicale.
con la sua ampia gamma di note e suoni melodiosi che catturava gli ascoltatori, il liuto divenne lo strumento più popolare del tempo e fu spesso associato alla musica celeste. Nel tempo, il numero di corde aumentò da 6 all'inizio del Rinascimento a 10 nel 1600 d.C. Fu infine introdotto nella cultura nordamericana dagli immigranti europei del XIX secolo. Da allora, il popolare mandolino napoletano, progettato a Napoli in Italia, divenne un nuovo standard ed è un parente stretto del mandolino moderno. Se siete interessati ad avere un mandolino e non vorreste uno, ci sono molti tipi disponibili adatti a una vasta gamma di budget e di stili musicali. Che lo strumento che scegliete mantiene bene l'accordatura potrebbe regalarvi molti anni di piacevoli suonate. Prima di salirci, lasciamoci ispirare dalla tavola armonica squisitamente dolce del mandolino soprano e con la talentuosa giovane musicista Eva Holbrook con una resa magistrale del preludio della suite numero 1 per violoncello di Bach. Splendidi spettatori, abbiamo gradito la vostra compagnia per strumenti musicali tradizionali, l'incantevole mandolini, parte 1 di 2. Unitevi a noi giovedì prossimo per la seconda parte quando viaggeremo in tutto il mondo per ascoltare altre meravigliose melodie del mandolino. A seguire Notizie a base vegetale, la fonte di riferimento per tutto ciò che è vegan, subito dopo notizie degna di nota. Che il vostro percorso sia guidato dalla luce celeste, dalla musica interiore, dalla fondo più alta ad all'amore perfetto. Delightful weavers, we appreciate your company during traditional musical instrument, enchanting mandolin, Part 1 of 2,
Please join us next Thursday for part 2 when we will travel around the world and listen to more marvelous mandolin melodies. Up next is plant-based news, the go-to source for all things vegan, right after noteworthy news. May your path be guided by heavenly light, inner music from the highest source, and perfect love. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/AJAR. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/AJAR. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/AJAR. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते कई भाषाओं में कृपया देखें suprememastertv.com/schedule और suprememastertv.com/AJAR. 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule 和 suprememastertv.com/AJAR. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan-schedule dan suprememastertv.com/kehadapan-AJAR. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/AJAR. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule и suprememastertv.com/AJAR. Unsere Sendungen bieten viele Sprachen. Gehen Sie auf suprememastertv.com/schedule und suprememastertv.com/AJAR.